La storia dei falsari di opere d'arte è antica, probabilmente, come l'arte stessa. Pittori dotati di una tecnica straordinaria, ma incapaci di trovare il proprio stile. Sono individui che per tutta la vita si sono sentiti chiamare artisti falliti, i quali, forse per spirito di rivalsa, scelgono di ingannare il mondo intero. Nelle loro opere, falsificate così bene da essere indistinguibili dagli originali, trovano finalmente la soddisfazione di sentirsi a loro volta maestri. Devono vivere nell'ombra, però, è il prezzo da pagare. Ma non sempre, almeno non nel caso di un uomo che è letteralmente passato alla storia. Il suo nome è Han van Meegeren, nato il 10 ottobre dell'899 a De Vender, in Olanda, e solo un'insolita circostanza lo porterà a confessare il suo talento eccezionale, quello di essere stato il più grande falsario del XX secolo. La storia e in qualche modo il destino di Van Meegeren sono profondamente legati alle sorti della Seconda Guerra Mondiale e alla caduta del Terzo Reich. Fra gli errori commessi dalla Germania nazista, i crimini nei confronti degli artisti e in generale del mondo dell'arte vengono sempre considerati marginali. In realtà, uno dei primissimi atti del Führer, ottenuto il potere nel 1933, fu proprio quello di istituire la Camera della Cultura del Reich, un'istituzione con il preciso compito di alimentare la propaganda nazista attraverso le arti. Lo stesso Hitler, prima della sua ascesa politica, tentò di essere ammesso all'Accademia di Belle Arti di Vienna. Il suo sogno, come scrive nel Mein Kampf, era quello di diventare pittore. La sua esclusione dall'Accademia di Vienna è una storia nota. Meno noti sono i motivi che spinsero il comitato a rifiutare la sua domanda di ammissione. Hitler era un buon paesaggista, ma era totalmente negato nella ritrattistica. Questo rappresenta bene la totale mancanza di empatia del futuro dittatore. Da giovane manifesta un temperamento volubile. Come artista non raccoglie grandi consensi, ma ciò non gli impedisce di coltivare la passione per i pittori del Seicento olandese. E di uno in particolare conosce non solo la tecnica, ma riesce a coglierne la sensibilità, l'anima. Così si mette a copiare ogni lavoro di Jan Vermeer, sino a che le sue riproduzioni diventano indistinguibili dall'originale. È a questo punto che Han ha l'intuizione che lo renderà ricco. Non può limitarsi alle copie, perché in fondo l'opera di Vermeer è troppo conosciuta, e presto qualche critico si sarebbe accorto che in circolazione c'erano due tavole identiche. Decide allora di inventare, di sana pianta, nuovi soggetti, certo simili a quelli ritratti dal maestro Fiammingo, ma da lui mai interpretati. Comincia con la materia prima, vale a dire tele, colori e pennelli. Saccheggia le botteghe dei rigattieri alla ricerca di dipinti del Seicento di poco valore, raschiando nella vernice per poterci di nuovo dipingere. Poi si dedica ai pigmenti, sperimentando tecniche di indurimento e di invecchiamento. Da ultimo decide di utilizzare pennelli da barba, essendo introvabili i vecchi pennelli di tasso con cui l'antico maestro aveva dipinto i suoi capolavori. Le opere dei maestri fiamminghi erano lontane da quell'arte degenerata che il regime nazista cercò invece di estirpare dal Reich. Hitler e Goebbels erano convinti che il decadimento dei costumi e l'impoverimento della razza ariana dipendessero direttamente dalla degenerazione dell'arte. Ogni movimento di avanguardia, dagli impressionisti in poi, era considerato promotore di messaggi contrari alla vera bellezza, che per loro coincideva con una pittura romantica e realistica, mentre l'architettura e la scultura dovevano essere colossali e impersonali per rappresentare il rigore e la purezza dei canoni classici. Gli artisti che non aderivano al nuovo stile erano considerati dissidenti politici. I più fortunati riuscivano a fuggire lontani dal Reich o ad evitare la deportazione a patto di smettere per sempre di dipingere. La Gestapo faceva controlli quotidiani nelle abitazioni degli artisti. Per loro era sufficiente l'odore della triellina o trovare le setole dei pennelli umide per giustificare un arresto. Van Meegeren non ebbe mai questi problemi, forse perché nessuno al mondo sapeva che lui fosse un pittore. Possiamo immaginare con quale meraviglia il mondo dell'arte abbia scoperto, agli inizi del Novecento, tutta una serie di dipinti mai catalogati e certamente riconducibili alla mano dell'artista di Delft. Non solo le attribuzioni vengono avvallate dal celebre esperto De Wilde,
Ma persino Abraham Bredius, il più grande conoscitore della pittura olandese del XVII secolo, grida al miracolo davanti a quel capolavoro titolato La cena di Emmaus. Peccato che Vermeer mai avesse dipinto quel quadro. Opera di un Van Meegeren sempre più divertito e sempre più ricco. I gerarchi nazisti vantavano delle collezioni artistiche dal valore inestimabile. Le opere d'arte venivano confiscate ai loro legittimi proprietari e nei territori occupati avveniva un saccheggio sistematico dei più grandi capolavori della storia. La stessa Gioconda fu nascosta nell'abbazia di Loc Dieu pur di evitare che cadesse in mano tedesca. Il mercato dell'arte, nel Terzo Reich, divenne una forma di investimento sicura e senza competizione. Le importazioni e le esportazioni erano controllate in modo capillare, anche in campo artistico, e questo permetteva ai vertici politici e militari di acquistare qualunque opera desiderassero. Meegeren è sempre più ricco anche perché tra i suoi clienti c'è chi dispone di enormi patrimoni, come i gerarchi delle SS, come Hermann Göring, e a loro Van Meegeren rifila falsi per un valore di oltre 5 milioni di fiorini. Una cifra davvero eccezionale per l'epoca. A cosa può smascherare un artista così geniale, se non il destino? E il destino arriva al termine della Seconda Guerra Mondiale sotto forma di una cosa di collaborazionismo. Solo per trarsi d'impaccio da un sospetto che può spedirlo in carcere per tutta la vita, decide di rivelare che lui ai tedeschi ha fatto solo brutti scherzi, non certo favori. È chiaro che nessuno gli creda. E lui così è costretto alla sfida. Dietro le sbarre si fa portare tela e pennelli e inizia a dipingere un Gesù nel Tempio alla maniera di Vermeer. Così avrebbero smesso di dargli del bugiardo. È la sua salvezza e insieme la disperazione dei critici d'arte di mezzo mondo, costretti a rivedere le proprie granitiche certezze sulle attribuzioni. Segnato dall'abuso di alcol e droga, Van Meegeren muore nel 1946, all'età di soli 58 anni. Con lui se ne vanno i trucchi di un genio. Quelli del più grande falsario d'arte del XX secolo.